Prefrega, oggi cominciamo a cercare i pesci grossi. Siamo in una condizione in cui i pesci non sono ancora saliti completamente, bisogna andarli a cercare a gradino in parti un pochino più fonde del lago e oggi per l'occasione ho tirato fuori il Gunkraft Kaiten. Il Kaiten è una giga spy bait. Certo, siamo abituati solitamente quando parliamo di spy bait a pensare a delle esche molto piccole. Le avevamo viste in un recente video che abbiamo fatto lo scorso autunno sul lago di Viverone, dove abbiamo visto la Molix Spy Blade, una classica, una spy blade dalle dimensioni un po' più classiche. Qui stiamo parlando del suo cugino gigante, versione gigante, ed è un'esca in grado di smuovere pesci grossi, ma veramente grossi, ed è in grado di farli salire da profondità spesso inimmaginabili. Questo perché? In realtà non lo so, perché la spy blade non ha un movimento molto particolare. Di quest'esca l'unica cosa che si muove è l'elichina qua dietro, elichina che poi potrebbe essere customizzata con delle eliche di aggiunta e con delle eliche plastiche, perché Gunkraft ha studiato anche delle eliche sostitutive per variare il movimento della nostra esca, argomento che però magari vediamo in un video dedicato più avanti in stagione. Oggi volevo proprio parlarvi invece del Kaiten in sé, l'esca fatta e finita. Vi dicevo che di quest'esca l'unica cosa a muoversi è l'elichina. Infatti in canna non abbiamo un feedback, non sentiamo il movimento dell'esca, le vibrazioni che potrebbe fare un jerk ad esempio, non sentiamo niente. È un'esca che recuperata, quando la stiamo recuperando, viene via dritta per dritta, non vibra, non fa, anche l'elica non crea quelle vibrazioni così forti da farcele sentire in canna. Ma fidatevi, a un certo punto sentirete un peso e quel peso è un pesce. È un'esca su cui bisogna crederci molto, è difficile da usare, magari non l'avete vista utilizzare tanto proprio perché è un'esca che ci richiede un grosso sforzo di fiducia. Ma se avete visto, se avete avuto la fortuna di stare in barca con qualcuno che ci sa pescare e che ha riuscito a smuoverci dei pesci, sicuramente poi non la mollerete più. Io ho scelto di usarla in questo periodo proprio perché i pesci non sono ancora posizionati in quelle che poi saranno le zone di frega. Sono ancora pesci che si smuovono, salgono e scendono dalla profondità. Sono pesci che stanno a gradino, come in questa zona qua. Abbiamo una punta di terra, una punta dell'isola, che crea una piccola secca. Sui laterali di questa secca è ottimo far scorrere il nostro Kaiten cercando di battere l'acqua in più condizioni possibili. Se sappiamo anche di avere un ostacolo magari sott'acqua, passargli vicino, passargli sopra, passargli di fianco potrebbe essere l'occasione perfetta per smuovere un grosso pesce. La pesca, come vedete, è una pesca molto semplice. Non dobbiamo muovere la canna, cercare, accelerare, muovere il mulinello. Dobbiamo recuperare linearmente la nostra esca. Ovviamente dobbiamo essere sicuri che la nostra esca sia in pesca, sia alla profondità giusta. In questo caso la profondità giusta è quella praticamente raso al fondo, arrivare a pochi centimetri dal fondo. O comunque tenerci a una distanza dal fondo utile a evitare che le tre ancorine della nostra esca, perché quest'esca è armata con tre ancorine, vadano ad impigliarsi su alghe, fondali, ramaglia che magari c'è sul fondo, ma che possa stimolare l'attacco del pesce. È un'esca voluminosa che una volta che entra nel radar di un pesce grosso sicuramente non passa inosservata. E un pesce grosso che è in caccia, un'esca di questo tipo sicuramente non se la può far scappare. Sono disponibili due versioni di affondamento di quest'esca: la normal sinking, quella che sto usando io adesso, che ci permette di pescare negli strati più profondi d'acqua, e la slow sinking, ideale per pescare dove abbiamo acqua meno profonda, ad esempio per pescare su degli erbai, dei tappeti d'erba. Pensiamo alle condizioni che abbiamo in certi laghi vulcanici dove non abbiamo profondità, come in questo caso, che possano raggiungere tranquillamente i 7-8 metri, ma dove peschiamo magari in 3-4 metri su degli erbai
magari che vengono su molto alti. Inoltre, così come facciamo con le swim bait, con le glide bait a cui siamo abituati, possiamo andare a cambiare e aumentare l'affondamento delle nostre esche, delle nostre kite, con dei classici piombi adesivi come quelli stessi che usiamo appunto sulle esche. Possiamo posizionarli su tutta la lunghezza del corpo della nostra esca, andandone ad aumentare l'affondamento. In questo caso avevo una versione slow sinking che ho reso con un affondamento neutro, vedete il piombo posizionato molto arretrato. Questa esca scende praticamente così, scende più veloce della classica slow sinking e l'ho studiata apposta per stimolare la mangiata di pesci un pochino più apatici. Questa idea qua mi è venuta guardando il live scope. Quando andiamo a pescare con il live scope magari troviamo dei pesci, spesso non solo dei bass, ma anche dei lucci o magari dei perca. Troviamo dei pesci pelagici in giro, vogliamo presentargli la nostra esca senza però arrivargli troppo aggressivi come farebbe la versione normal sinking. Una slow sinking, leggermente piombata come in questo modo, gli arriva lì, gli si presenta lì, perfetta, e potrebbe essere l'idea ottima per stimolare la mangiata di un pesce. Canna potente, per utilizzare il Kaiten, comunque è un'esca con un certo peso, un'esca di 2 once di peso, serve una canna potente. In questo caso io sto usando una Guncraft Killer 00 Outrack, una canna da 3 once, con una buona riserva di potenza. Mulinello, scegliamo un mulinello abbastanza potente perché comunque attrito in acqua ne fa, scegliamo quindi un mulinello abbastanza veloce e abbastanza potente, ma da un recupero lento. Infatti la pesca che dobbiamo fare non è una pesca particolarmente veloce, dobbiamo anzi recuperare molto lentamente la nostra esca, molto lentamente, quasi raso fondo, quindi non dobbiamo rischiare di sollevare con un recupero troppo veloce la nostra esca dal fondale, dobbiamo essere costanti con un recupero lento. Un mulinello a velocità 6, come in questo caso un Tatula 200 a velocità 6, è l'ideale per questo approccio. Inoltre le pomelli abbastanza tozzi ci aiutano ad avere una presa salda in caso di mangiata. Questa è un'esca in cui riceviamo delle mangiate veramente inaspettate, veramente aggressivi, quindi dobbiamo tenere filo in linea con la nostra canna ed essere pronti alla ferrata. Riceviamo spesso, nonostante questa esca abbia 3 ancorette, quindi verrebbe da dire che una volta che il bass si infila in bocca questa roba qua da qualche parte ci si appiglia facile, in realtà non è così. Dobbiamo comunque essere pronti noi con una ferrata decisa e fulminea. Ne abbiamo avuto la riprova proprio questa mattina quando, dopo 2 gnuccate del pesce, quando sono andato a ferrare non sono arrivato pronto, gli ami non erano riusciti a bucare la bocca di un pesce, probabilmente un pesce molto grosso a vedere le smumiate che ha dato sulla canna. Esiste anche una versione leggermente più piccola del Kaiten, il 148, una versione più compatta che potrebbe essere l'ideale in assoluto quando abbiamo dei pesci maliziosi e quando comunque non vogliamo magari selezionare troppo la taglia, anche se devo dirvi la verità il Kaiten per mia esperienza non è un'esca che seleziona così particolarmente la taglia. Anche un pesce di dimensioni normali, un pesce da chilo, non ha problemi a attaccare comunque la versione 178 di quest'esca, ma se voi vi sentite comunque più confidenti ad utilizzarne una versione più piccola, la 148 potrebbe essere quella che fa il caso vostro. Purtroppo però in questa taglia esiste solo il modello normal sinking. È un'esca in cui io credo tantissimo, quello sforzo di fiducia a me non viene difficile farlo, perché ho visto prenderci e ci ho preso dei pesci strampalati, un 2,9 kg solo lo scorso anno, e non sarebbe, se non fosse così non avrei una intera scatola dedicata solo a quest'esca. Ovviamente, visto che sono un amante di quest'esca, vi invito sicuramente a provarla anche voi. È un'esca che sicuramente, se usata e se gli darete fiducia, vi saprà regalare dei pesci giganteschi. Provatela, perché è un'esca veramente particolare, molto difficile se vogliamo da utilizzare, va un attimo capita, ma una volta che entrate nel loop di questa esca qua non ne uscirete più.
è un'esca che pochissimi utilizzano, quindi attenzione anche e soprattutto nei pesci nei posti super super pressati, come è ad esempio il nostro lago qua di casa. Oggi vi ho tirato fuori un'arma segreta della Tutto Spinning Apusiano. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like e se avete dei dubbi o delle domande sul kiten, ovviamente scrivetela sotto nell'area dei commenti. E se non volete rischiare di perdervi i prossimi video che escono, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella. E se volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che arrivano in negozio, per esempio questa colorazione qua è una colorazione che per ora ho solo io, non ho ancora neanche fatto il drop su tuttospinning.com e che faremo poi nelle prossime settimane per in live, come facciamo tutte ormai tutte le settimane con la live del venerdì sera. Però se volete rimanere aggiornati seguiteci su Instagram e magari iscrivetevi al canale Telegram per ricevere sempre le offerte che facciamo tutte le settimane. Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video, voi magari intanto andate a provare il kiten, io adesso provo a bucarci un bel pesce.